Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo la giornata con una colazione che adoro, perché adoro l'avocado. Quindi pane tostato con avocado e un bel bicchiere di latte di mandorla. L'avocado l'ho schiacciato e poi ci ho messo un po' di sale e un po' di pepe e basta, ce l'ho quello. Quindi adesso vado a fare colazione. I bambini sono su che fanno video lezione, Manuel, Giorgio e Gabriele. E invece Sabrina e Giada sono qui in sala con Pia. E nulla, colazione, poi si iniziano i lavori. Stai giocando con Sabrina e Giada? Sì, mamma, ci potresti, mi potresti dare... no, aspetta, chiedo a Giada, tu sei impegnata. Giada, mi potresti... Sto prendendo un attimo, sto cercando. Dare un senso a questa cucina. Adesso faccio una cucina. Ho preparato il pranzo, vabbè, non si vede, ma ho fatto le lenticchie. Qui c'è la pentola per Gabri e invece questa qui è quella per noi. Adesso
Vado a tagliare le carote che le ho già bollite, cioè ce le ho già pronte, ce le avevo in frigo. Le vado a tagliare a pezzettini e le butto insieme là le lenticchie e poi ci butto un po' di pasta. Questo è il risultato della minestra in pasta e lenticchie. E stiamo guardando questa. Come si può definire, bambini? Tipo, sì, perché praticamente è basato sul gioco. Questo si è ammazzato. The Floor is Lava. E praticamente ci sono gli episodi, ma è come se fossero le puntate, no? È interessante. L'abbiamo trovato su Netflix nel reparto dei bambini. Allora, ormai è pomeriggio inoltrato. Oggi è stato un pomeriggio di relax. E vi faccio vedere la spesa, la seconda parte della spesa che ha fatto Maurizio. Quindi, 6 peperoni gialli, 6, che sei? Una confezione di Scottex, 2 pacchetti di nocciole, 6 yogurt greco. 4 di queste briochine farci milk, 2 di polpa fine di pomodoro, 3 di pomodorini, un pacco di pannolini per Pia e 6? Sì. 6 polpa di pomodoro a pezzetti. E poi latte intero UHT, ne ha presi 6 e poi l'insalata mista, questa qui. Che dentro c'è pan di zucchero, radicchio e endivia. Ne ha prese 3 buste, tutte uguali? No, 2. E poi una ha preso il lattughino. E niente, questa qui è tutta la spesa, diciamo. Sono le cose che ci mancavano per arrivare fino alla settimana prossima. Adesso vi lascio lo scontrino. E poi vi racconto un attimo le novità che ci sono e vi faccio vedere cosa mangiamo per cena. Sono queste, riguardano zona arancione e quindi anche la scuola per Manuele Giorgia. Sembra che da lunedì il Piemonte torna in zona arancione e quindi sia Manuel che Giorgia torneranno in presenza. Giorgia tutti quanti, mentre invece Manuel al 50%, però lui essendo DSA possiamo fare richiesta perché vada sempre e siccome l'avevamo già fatta perché appunto si trova meglio ad andare in presenza la rifaremo di nuovo. Adesso volevo solamente avere l'ufficialità della zona arancione da lunedì in modo che faccio la richiesta e gli vado a fare l'abbonamento per il pullman. Non so ancora se farglielo settimanale oppure no perché sono un po' indecisa, ecco, perché a marzo gliel'avevo fatto mensile, poi in pratica 2 settimane di marzo le ha passate a casa in didattica a distanza e quindi mi girano un po' le scatole spendere proprio così i soldi, buttarli proprio così, no? Come se ne fossimo pieni. E quindi magari
lo facciamo settimanale al sabato come facevo all'inizio, lo vado a fare per la settimana dopo in modo che se non credo, però se nel caso almeno siamo, cioè non sprechiamo troppi soldi, ecco. E niente, adesso vi faccio vedere invece quello che mangiamo per cena. Allora, per cena ho messo a sodare, cioè in realtà l'ha messa Giorgia, a sodare delle uova e poi adesso vado a preparare l'insalata. La preparo insieme a voi. Pulisco e taglio i pomodorini, metto l'insalata in una bowl e preparo il piattino per Pia che sarà diverso dal nostro. E in modo che ognuno poi si prende solamente ciò che vuole. Non si mangiano adesso le brioche. Mettiamo ora con l'insalata. No, amore, adesso niente Bosch. Sabato, questo qui è il mio pranzo. I bambini invece hanno mangiato polpette e Gabriele hamburger. E stiamo guardando una serie TV sempre su Netflix che si chiama Una strega imbranata. Ieri quel gioco che abbiamo visto Florislava era bellissimo. Ci siamo fatti un sacco di ridere. Comunque io adesso vi saluto, vi ricordo stasera alle 21:30 la live, quindi ci vediamo stasera, non mancate, ciao! 1, 2, 3!